Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 04 34 31 63 25. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Pisana d'Ascolto, pochi minuti prima della mezzanotte con la nostra linea notte con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Mattinata di disagi lungo la statale 52 al confine tra Friuli e Veneto nei pressi del Passo della Mauria a causa di uno smottamento causato dalle precipitazioni straordinarie cadute nella notte e nelle prime luci dell'alba. L'arteria è rimasta chiusa all'altezza della località Cidrola tra il comune di Forni di Sopra e il valico che porta verso il Cadore. La stessa è stata successivamente riaperta al traffico regolare nel pomeriggio. Inaugurata a Manzano, la European Design School a Villa Tavagnaco, sede del cluster Legno Arredo Casa, di una ambasciata italiana dalla Scuola Europea di Design, progetto realizzato grazie alla collaborazione tra l'European Design School di Kiev e il cluster Legno Arredo Casa Friuli Venezia Giulia, con il supporto dell'assessorato alle attività produttive della regione Friuli Venezia Giulia. E allora, dalla diretta che abbiamo fatto nel pomeriggio, abbiamo riassunto il tutto in questo servizio. Allora, grande iniziativa, lei ha sottolineato, per creare un nuovo hub, non solo della sedia, ma per rilanciare anche i giovani del territorio. Ma devo dire che è un sistema che si sta muovendo in maniera molto importante, questo grazie ai protagonisti del sistema stesso, mi riferisco al presidente Matteo Tonò, ma non solo, agli imprenditori della zona. Stiamo cercando di rilanciare un comparto molto importante per il Friuli Venezia Giulia, e mi riferisco al comparto del legno arredo. Insomma, i numeri ci stanno premiando, perché siamo ripartiti alla grande per quanto riguarda l'Expo, cioè anche in questi difficili mesi del 2022. Oggi è stata presentata un ulteriore tassello su un programma, su un progetto importante di rilancio del cosiddetto del vecchio triangolo della sedia. Un progetto che vede coinvolto un paese che ahimè sta purtroppo attraversando un momento buio, la guerra. Ci auguriamo tutti che passi questo momento il più velocemente possibile, con grazie alla generosità, e questo io lo voglio sottolineare, degli amici del Friuli Venezia Giulia, imprenditori in primis, avranno la possibilità di aiutare oltre 100 designer ucraini e da qui, da Manzano, come dire, permettere agli stessi di continuare ad essere formati grazie alla European School, quindi una bella cosa. Siamo in diretta, in attesa del Presidente. Beh, è stata una serata magnifica, innanzitutto perché eravamo fuori tutti insieme, poi unire il momento tra Ucraina, il design ucraino e il Made in Italy, la nostra regione, dà un valore incredibile. E quindi, insomma, speriamo veramente che si possa costruire tanti nuovi ponti. Devo dire che la location si sposa eccezionalmente a tutto, no? Sì, è un posto che abbiamo restituito al territorio insieme a Bancater. È uno spazio che è stato rinnovato, qui proprio verrà l'Eco Design Center, tutto dedicato alla sostenibilità, ed è un modo per portare di nuovo il tema dell'arredo nel distretto della sedia, nel distretto del mobile, al centro del dialogo. Possiamo confermare che veramente oggi si porta avanti un ulteriore tassello di rilancio del territorio. Assolutamente, si porta avanti un tassello di rilancio del territorio nelle collaborazioni che guardano al medio-lungo termine. Questa è stata un'occasione straordinaria, dando un supporto concreto a un gruppo di amici proveniente da Kiev e dall'Ucraina in un momento difficile, ma nella volontà molto precisa di dar vita a un progetto per la comunità ucraina e per il nostro territorio, mettendo in relazione il design, l'architettura, l'interior design che viene sviluppato in Ucraina e in Est Europa con le produzioni del nostro territorio, in un connubio che porta qui proprio a Manzano, la sede della European Design School,
che da sempre porta avanti la formazione per centinaia di professionisti ed architetti che operano in tutto il mondo. Ecco, da cui un progetto con una valenza sociale ed economica si lega anche in una volontà di rilancio complessivo per tutti. E ora cambiamo completamente argomento, andiamo a Trieste, presentata la 54esima edizione della Barcolana che si svolgerà il 9 ottobre prossimo nel Golfo di Trieste. Servizio. Governatore Fridriga, un ritorno alla normalità per Barcolana che rappresenta comunque un volano importante per l'economia e il turismo della nostra regione. Beh, sicuramente si è vista già dalla conferenza stampa che la Barcolana non è più la Barcolana Covid. Ci auguriamo che questa situazione possa proseguire anche per quando si svolgerà a Barcolana ovviamente. Siamo più che ottimisti e devo dire che l'impegno che le istituzioni, gli organizzatori ovviamente in primis di Barcolana e gli sponsor ci hanno messo per questa edizione mi auguro possa rappresentare un'ulteriore spinta anche alla promozione turistica del Friuli Venezia Giulia che devo dire ha numeri buonissimi quest'anno, ma ovviamente ogni evento e soprattutto Barcolana porta un contributo fondamentale perché abbiamo anche fatto intanto una riprogrammazione rispetto alle sedi di Regione Friuli Venezia Giulia che verranno spostate rispetto al progetto iniziale così da poter essere più rapidi. In più verrà fatto un emendamento dove in un protocollo, un accordo col Comune e tutte le autorità di sistema portuale e Ursus verranno messi insieme a fattor comune per un ulteriore contributo di più di 10 milioni di euro che sarà a disposizione per valorizzare il Porto Vecchio. Io direi che Bene, tutto, è passata da pochi minuti la mezzanotte, non resta che augurare a tutti voi, per chi ci sta ascoltando e visionando in diretta, la più cordiale buonanotte, il resto come sempre sul nostro sito friulitv.net, alla prossima. Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25.